È stata sicuramente una gara difficile, loro nel pre-stato comunque combattuta nel primo tempo, poi nel secondo hanno commesso troppi errori, specialmente hanno sbagliato diversi tiri liberi e questo hanno sbagliato troppi tiri liberi, hanno commesso troppi errori ed è stato quindi difficile, poi alla fine hanno dovuto arrendersi a Cantù. Innanzitutto congratulazioni alla squadra di Cantù e al suo allenatore per il gioco dimostrato, ha anche un po' di rimpianto però perché la differenza finale nei punti non rispecchia quello che è stato l'andamento della gara, per cui una differenza di 10 punti è troppo alto rispetto appunto a quello che è stato lo scarto durante la partita. È stata una serata pesante a livello di dispendio di energie, ci è costato tanto. Però alla fine è stata secondo me una serata fantastica perché portiamo a casa la prima vittoria in Eurolega da esordienti contro una squadra estremamente atletica che ci ha impegnato allo stremo e abbiamo anche riempito il palazzetto con 5.000 persone con un clima che mi ricordava il Pianella, e dopo 18 anni riportare Cantù in un clima del genere secondo me, ci emoziona, ci rende felici, come ci rende veramente felici aver fatto i primi due punti in un girone infernale come il nostro. Giocare in un palazzetto del genere, contro una squadra che poteva essere la nostra portata, ma noi non sapevamo, cioè noi non sappiamo come si giocano queste partite. Questo ci ha bloccato nel primo quarto. Lì siamo stati bravi, secondo me, a non sbracare e non prendere un'imbarcata, perché siamo stati sotto molto più nel gioco che nel punteggio. Sui singoli la cosa più bella che ha fatto Mitzov oggi è non uscire di partita, perché è stato seduto per 17 minuti e 15 secondi perché due falli e io sapevo che sarebbe stato un giocatore importante, e poi quando hai una rotazione un po' più lunga è difficile trovare lo spazio ai giocatori. Tra l'altro Light aveva fatto molto bene oggi e lui con la sua flemma molto inglese secondo me e non serba è riuscito a trovare la maniglia della partita, ha giocato un secondo tempo di altissimo livello facendo anche canestri difficili e canestri molto importanti. Cinciarini, io non, oggi è troppo facile dirgli chi è bravo, secondo me le palle perse, io oggi posso criticare le sue palle perse perché ha fatto una grande partita, non sempre sono in grado. Per poter insegnare a Cinciarini a giocare a questo livello, noi non abbiamo paura di buttarlo in campo. In Eurolega titolare, l'anno scorso era il cambio della 14ª squadra del campionato italiano. Giocava a cambio di Maestranzi a Montegranaro che è arrivata a 14. Lui ha una bellissima faccia, una grande ambizione, lavora tantissimo, però secondo me stasera, oltre a una grande partita, poteva fare qualcosina di meglio a livello di gestione dei palloni. Oggi, secondo me, oltre ai singoli, io penso che va sottolineato una questione fondamentale. Lo sforzo che ha fatto la società per allestire un palazzetto, secondo me, sono stati straordinari, perché era un ambiente veramente accogliente. Il palabanco adesso è bello, però era, voi l'avete visto al Trofeo Lombardia, l'avete visto oggi, è passato non tantissimo tempo e questa è, ci siamo sentiti veramente in un bel posto per giocare.